Fiorenzo Tassinari. Piano ragazzi, con calma. Perfetto. Passerella, perché dovete sapere che Fiorenzo Tassinari nasce come nobile decaduto della Bologna Bene degli anni 80. Infatti, non a caso, mantiene ancora qualche caratteristica del nobile, della nobiltà. Per esempio la R moscia. Il nobile è la figura che ha l'R moscia. È comprensibile, soprattutto quando tu provieni da una famiglia facoltosa e soprattutto di intellettuali, avere questo comportamento, perché l'R moscia conferisce qualità di stirpe. E quindi quando poi mi sono recato a Monte Carlo in questi ultimi anni, per ragioni fiscali ovviamente, perché il mio datore di lavoro, prima che diventasse un imprenditore di successo, mi pagava molto bene. E ho conosciuto anche due carissime amiche che hanno avuto successo nella vita. E eravamo al casinò e allora ho incontrato Paola, che non vedevo da quasi 30 anni, eravamo ragazzini, e lei è siciliana di origine. E quindi gli ho detto, che era tutta vestita Louis Vuitton, è arrivata con una Bentley con l'autista, con lo chauffeur. Come? Con lo... Lo chauffeur. Avevo capito chauffeur, che vuol dire cosa fai in romagnolo per me. Chauffeur ti sta a cazzo, ma comunque fa niente. Allora gli ho detto, ma scusa Paola, ma non è che hai guadagnato questi soldi facendo la ragioniera? Perché lei lavora in banca. Così, il nobile è anche un... Sì, vedi questo strascico così un po' abbandonato. Via. E allora mi ha detto, no guarda, sinceramente io... Vengo dalla Sicilia, come tu ben sai, e ho preso i mandarini e le arance e ho inventato il mandarancio. Allora, vicino a lei c'era una sua carissima amica, e io ho visto che aveva una parur di bulgari. Ma chi? Una parur. Insomma... Fai parur, vero? Un collier quant'ha. E allora... Gli ho chiesto a Paola di presentarmela, si chiamava Cinzia, la quale mi ha detto, guardi, io ho sempre fatto la dipendente a una commessa, e ho detto, ma insomma, poi ha acquistato negozi, catene, no? Dura molto questa storia. Anch'io ho inventato una cosa molto semplice, ho preso i pompelmi e i pini e li ho messi insieme. Funziona? Funziona come il tuo questo. Ma cosa devo fare? Ma ti rendi conto che io sarei anche una persona seria. Io sono una persona seria. Cosa facciamo? Adesso facciamo ascoltare insieme un duetto. Facciamo un duetto a cappella. A cappella, come si dice. A due cappelle. È vero. Allora. Facciamo noi lo spettacolo. Siete in due, scusa. Però uno fa Moreno, cappella. Però questa è bella. Sì. Potrebbe essere due cappelli, no? Nel senso che facciamo un pezzo dove facciamo due cappelle, due stecche. Sicuramente due o tre cappelle ci scappano. Siamo in diretta, vero? Vabbè. Allora, Fiorenzo, facciamo un brano di Secondo Casadei, un brano che si intitola Giampiero, lo eseguiamo. Clarinetto e sax e basta, quindi un suono in cinque parti, un suono proprio che, come dire, racchiude la Romagna, il clarinetto in do e il sax. Come quando suona in casa da bambini insieme, sì. Ti ricordi? Quante cose?
cose altre si facevano insieme. Grazie, io so che non devo rubare tempo e già me ne ha concesso fin troppo, però suonare in questo modo con Moreno, come quando si trovava a casa sua Galeata o quant'altro e si provavano i pezzi, mi rifà a fare un tuffo nel passato, e questo genera emozioni che mi consentono di proseguire in questo cammino che sta volvendo a termine, ovviamente. Però Moreno non, veramente, a parte scherzi, io sono circondato da ragazzi, voglio molto bene, ma Moreno ha dimostrato di essere non solamente un collega all'inizio, un Casadei, di essere il capo orchestra dell'orchestra in cui sono al momento, ma di essere un essere umano di straordinario spessore. Potrei anche mettermi seduto, perché grazie Fio, grazie. Vabbè, no, ma ci vogliamo bene, veramente. Quando fai il bonifico, ricordami. Sì, esatto. Però è bello, è un bel patacca, ma come ci divertiamo, che bello, ragazzi, siamo felici. No, ricomincia adesso, ricominciamo da capo, perché la cosa a cui io tenevo tanto era proprio di riuscire. Perché ieri sera era molto freddo, invece stasera si sta bene, vero? Non so, l'angolo fiume, che è il più pericoloso, sono tutti coperti in bacco. No, però rispetto a ieri sera si sta veramente bene. E ci tenevo che tutti quanti avessero avuto l'occasione, insomma, di vedere una platea piena, senza che qualcuno, causa freddo, ci lasciasse.